stagione è iniziata come quella del Perugia, un po' tra alti e bassi, e poi che cosa è cambiato? Cosa è accaduto? Sicuramente dopo tanto tempo in cui non avevo giocato, magari anche con continuità, perché l'ultimo anno era stato quello di Cesena, all'inizio magari ritrovare un po' i ritmi della partita, le distanze, magari anche in campo, sicuramente magari qualcosa un po' mi ha tolto questo. Poi lavorando durante la settimana anche col mister su questi piccoli accorgimenti, su cercare di stare il più concentrato e più attento possibile e ripartire dalle piccole cose, riprendere sicurezza, poi insieme anche al cambio della squadra, ha fatto sì che diciamo, abbiamo ingranato un po' la marcia tutti, a partire da me e arrivare fino anche ai miei compagni. Ciao Andrea, Daniele Orlandi, Agenzia Stampa Italia e Tifo Grifo. Proprio agganciandomi alla prima tua risposta, tu hai un punto di osservazione privilegiato che è quello di un portiere in campo. E due aspetti vorrei chiederti, proprio considerando il tuo punto di osservazione in campo che è quello del portiere. Il primo, qual è stata la metamorfosi che ha trasformato la difesa, l'assetto difensivo del Perugia da uno dei più barcollanti nelle prime quattro partite a uno dei più solidi, se non il più solido delle ultime 10. E il secondo aspetto, invece, avete mai incontrato tutte quelle che sono considerate le favorite del girone? Secondo te il Perugia, già così com'è, può diciamo, candidarsi al primo posto? Te la faccio proprio brutale la domanda. O serve qualcosa dal punto di vista dell'atteggiamento, della rosa o non so di che? Di tu. Allora, per quanto riguarda la prima, logicamente noi eravamo una squadra forte anche prima della partita, diciamo, delle prime quattro partite fino a Mantova. Le difficoltà che abbiamo incontrato sono state sotto gli occhi di tutti, ma non per mancanza di qualità, quanto forse per un inizio un po' così, magari dovevamo riprenderci anche in alcuni dalla brutta esperienza dell'anno scorso, visto che fondamentalmente era passato giusto un mesetto. E quindi c'era magari un po' di disunione, diciamo, non eravamo amalgamati bene, secondo me. Poi dopo abbiamo iniziato a cercare di andare molto più sul sodo, rischiare il meno possibile per riprendere fiducia, visto che il momento lo richiedeva dopo quelle quattro partite. E da lì sono venute fuori quelle che sono le nostre qualità. Poi sicuramente magari anche il cambio modulo del mister con l'inserimento di un difensore in più può aver aiutato sotto questo punto di vista. E per fortuna adesso stiamo vedendo i risultati di questo cambiamento, diciamo. E per quanto riguarda la seconda domanda, manca la Triestina, secondo me, anche la Feral Pisarò, che in questo momento sono lassù in classifica, la classifica nostra è molto compatta. E io sono convinto che la nostra squadra è forte, il campionato è molto equilibrato, quindi logicamente saranno tanti aspetti a fare la differenza. Sono convinto che noi siamo competitivi bene o male un po' su tutti e quindi io spero di continuare così. Poi la società quello che farà a gennaio non lo so, non spetta a noi saperlo, noi spetta a continuare così, andare in campo e dare il massimo e cercare con quelli che siamo di raggiungere il massimo obiettivo che ci siamo prefissati. Allora, Antonello Ferroni, Messaggero. Ciao Andrea. Ciao. 8 clean sheet. Ormai il rendimento si misura in questi termini, ormai nel calcio di oggi, il rendimento di un portiere. Chiaramente è ironica la cosa perché sappiamo che ci sono situazioni diverse. Però è vero che comunque è un ottimo risultato, 8 clean sheet. Pensi di poter incrementare questo record? Ne sei, immagino, consapevole, convinto, vi sentite un blocco unico in difesa, credo, in questo momento. Sicuramente fanno piacere, sono una delle cose che, soprattutto per chi ha il mio ruolo, ti inorgogliosisce di più quando riesci a chiudere la partita senza subire gol. Prima di tutto perché la facilità con cui porti a casa i punti è molto più elevata. E comunque poi anche a livello personale è veramente una cosa fantastica, ti fa lavorare meglio anche durante la settimana. Per quanto riguarda il proseguo del campionato, io sono convinto che si possa incrementare questo dato perché la nostra difesa è molto forte. Io mi ricordo bene, non è che mi nascondo, i tiri subiti in queste, diciamo, 10 giornate
sono stati veramente pochi. Io non ho fatto grandissimi interventi che uno dice è stato bravo magari il portiere perché gli altri hanno tirato in porta. No, hanno calciato veramente poco. I tre gol che abbiamo preso sono uno su punizione contro l'Avis Pesaro e due su rigori, quindi i tiri verso la porta sono stati veramente pochi. Quando hanno tirato, o una volta ho parato io, una volta sono stati respinti, quindi vuol dire che c'è una compattezza a livello proprio di squadra che è una cosa importante. Sono convinto che per proseguo del campionato possa far nascere altre partite senza subire, magari senza subire gol. Completo la domanda. Il portiere forte, Andrea, è quello che interviene nell'unico intervento in cui è chiamato in causa o quello che fa 100 parate in una partita, magari poi prende gol? Dipende sempre. Io quest'anno, quando ho capito che c'era la possibilità di rimanere qua, ero subito entrato nell'ottica che molto probabilmente la categoria, che come avremmo affrontato la categoria noi da squadra diciamo importante, era molto facile e sarà molto facile che richieda un portiere che magari deve fare un intervento a partita, perché gli altri magari non è detto che ti tirano 20 volte. E quindi serve quel tipo di portiere lì. Io sto cercando di lavorare per farmi trovare pronto quando durante la partita può capitare l'occasione in cui loro tirano e sei chiamato a fare la parata che magari ti salva il risultato e porti a casa 3 punti, perché c'è il rischio che sennò con un tiro solo subisci gol e diventa sempre più difficile. Non sarà sicuramente una partita facile, abbiamo iniziato a lavorare da ieri e penso che da domani inizieremo la preparazione della partita con questi 2 giorni di lavoro un po' più fisico e sicuramente vedremo un po' quali sono i loro punti di forza. A vedere così dalle statistiche, dalle ultime partite, è una squadra che ha subito pochi gol, pochissimi, e non ne ha fatti neanche tanti, ma ne ha subiti veramente pochi, quindi bisogna sempre prendere con le molle queste squadre, soprattutto quando giochi in casa, dove il rischio che magari gli avversari a volte si chiudono e ti offrono pochi spazi c'è, e quindi bisognerà stare molto attenti e affrontare la partita nella maniera giusta. Sì, allora Enrico Fanelli a cperugia.com e Tifo Grifo. Ciao Andrea, volevo chiederti se c'era qualche portiere a cui ti ispiri, insomma. Sì, diciamo che io non guardo sempre un pochino le partite e poi mi faccio un po' una mia idea. Principalmente mi piace vedere le partite di Oblak, di Handanovic, di Buffon, per l'amor di Dio. È il top dei top ancora e l'ha dimostrato ieri sera, quindi diciamo sono un po' loro, lo stesso Szczęsny, cerco di guardare un po', di rubare un po' quelli che possono essere i loro pregi e poi ovviamente lavorando, magari anche parlando col mister di quello che vediamo durante gli interventi di altri portieri, cercare di capire un pochino dove poter migliorare. Sì, no, visto che si è parlato un po' sia del lavoro di squadra che di quello singolo, singolarmente, al di là della stagione dell'anno scorso, chiedevo a Fulignati se sente di poter ripercorrere un po' le orme di quello che ha lasciato un buon segno, nonostante la stagione, dicevo, l'anno scorso, il portiere vicario. Sì, la speranza è quella. Io l'anno scorso l'ho sempre detto ed ero anche orgoglioso perché Guglielmo stava facendo veramente bene, aveva fatto un campionato di alto livello. Dispiace proprio come è finita, perché cioè, parlando diciamo di noi portieri, dopo un campionato così retrocedere al di là poi del discorso generale è ancora più doloroso, perché comunque quando fai un campionato fatto bene e il risultato non arriva lo stesso ci rimane doppiamente male. Infatti lui stava malissimo dopo la partita del play-out col Pescara. Quindi la speranza ovviamente è quella di ripercorrere un campionato importante e di continuare come queste ultime 10 giornate, sperando che magari l'epilogo finale stavolta ci faccia sorridere. Ti chiedevo solo, da qui a Natale, Domenico Cantarini, Corriere dell'Umbria, Rete Sole. Da qui a Natale ti chiedevo, secondo te, mettiamola così, è più importante, visto che 10 risultati utili sono importanti, 6 vittorie e 4 pareggi, è anche vero che qualche pareggio diciamo ha un pizzichino rallentato, no? La rincorsa verso il primo posto. Ecco, in queste 3 partite, per arrivare a Natale diciamo nel miglior modo possibile, secondo te è bene diciamo giocarsela un po' per vincere ad ogni costo, oppure
c'è comunque sempre diciamo l'importanza di non perdere comunque. Sicuramente vincere sarebbe migliore come risultato, però io sono convinto che dare continuità ai risultati sia la cosa più importante di tutte, perché comunque a volte anche un punto può fare la differenza, e l'abbiamo provato sulla nostra pelle l'anno scorso. Quando non riesci a vincere, l'importante è anche non perdere. Il campionato e la classifica sono molto equilibrati in questo momento, ci sono tantissime squadre ancora nel giro di 5-6 punti. E il campionato non si vince a Natale, ma si vince a maggio, quindi logicamente noi affrontiamo tutte le partite per provarle a vincere. Ne abbiamo altre due in casa prima della sosta e la trasferta di Trieste, che sarà, diciamo, in teoria sulla carta la partita più difficile di quelle rimaste fino alla sosta. L'affronteremo tutte con lo stesso spirito, cercando di portare a casa più punti possibili, però ovviamente dove non riesci poi a portare il bottino pieno, l'importante è non perdere, perché comunque muovi sempre la classifica, dai sempre continuità ai risultati e prendi fiducia. Io ho visto anche il pareggio, che poi diciamo dei pareggi fatti in questi ultimi 10 turni, quello con un pochino più di amaro è quello con il derby in casa col Gubbio, però alla fine abbiamo vinto una partita a Modena molto difficile. Se avessimo pareggiato là e vinto col Gubbio, avremmo avuto in questo momento in classifica gli stessi punti, quindi io sono convinto che la strada sia questa: continuare a non perdere e portare a casa sempre più punti possibili. No, volevo chiedere, visto che Frugnati è stato anche per molto tempo anche secondo, no? Il rapporto anche agli altri compagni di squadra, come si fa ad invertire un po' proprio la testa da off a on quando poi si viene chiamati in causa per i suoi compagni di reparto? Io penso che sia stato abbastanza semplice, perché l'anno scorso ho cercato sempre di dare il massimo in tutti gli allenamenti, di allenarmi e di farmi vedere, diciamo, dai miei compagni come un giocatore pronto per poter giocare in caso di necessità, e questo magari ha facilitato il fatto che una volta che poi c'è stato, diciamo, con quest'anno che è iniziato, la società mi ha dato la fiducia di giocare. Io penso che poi anche i miei compagni, per loro sia stato facile calarsi in quest'ottica e vedermi con un ruolo differente, ma perché già dall'anno scorso il lavoro che facevo durante la settimana era quello che in teoria avrebbe portato alla partita. Poi, come ho detto prima, Guglielmo giocava, stava facendo benissimo, quindi era giusto continuare così, però quel tipo di impegno e quel tipo di lavoro fatto magari mi permette oggi di far sì che i miei compagni magari hanno fiducia e sono tranquilli, perché pensano che possa giocare, mi vedano già con occhio del portiere che gioca, che sta facendo, diciamo, bene insieme a tutta la squadra. Ma è stato un incontro che a me mi ha segnato personalmente, è stato bello avere l'opportunità di partecipare, di vedere anche i familiari di Leonardo qua presenti, che portano avanti questa associazione. E nelle parole di suo fratello, soprattutto anche di suo babbo che era qua, e attraverso le sue parole io ho capito tanto di quello che hanno vissuto, e anche della forza di volontà che aveva Leonardo per creare tutto quello che ha lasciato e per affrontare la brutta cosa che ha avuto e avere la forza comunque di continuare a vivere come se niente fosse, e di portare avanti i suoi sogni. Quindi sicuramente sono stato contento di aver avuto la possibilità di partecipare a questo incontro. Ora ho saputo di questo discorso delle maglie che verranno messe all'asta per l'associazione, sia la mia che quella di Sassà Elia, e speriamo di raccogliere più soldi possibili per poter portare avanti questa cosa. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.